Buongiorno da FT Online, abbiamo iniziato questa mattina per la borsa. Abbiamo infatti il nostro FTSE MIB, in questo caso il future che è in moderato rialzo, in 0,04% il guadagno rispetto alla chiusura di ieri, 22.475 punti per il future. L'indice invece quota 22.482, quindi siamo sostanzialmente allineati come quotazioni. Ho scelto il grafico del future perché è, diciamo, leggermente più preciso per quello che riguarda il comportamento tecnico. Notiamo infatti come nel corso delle ultime sedute siano stati realizzati questi due testa-spalle ribassisti, il primo quello con la neckline più alta che ha funzionato come resistenza sul return move visto la giornata di ieri, il secondo testa-spalle con neckline che parte dal minimo del 9 e passa per il minimo del 13 di marzo, violata a metà della giornata di ieri e ritestata questa mattina con questo piccolo tweezer top in avvio, quindi fino a che saremo al di sotto della neckline, con il future quindi che si mantiene al di sotto dei 22.560 punti, rimarrà elevato il rischio di una fase negativa che potrebbe vedere il derivato riportarsi in ricopertura del gap rialzista del 6 di marzo con una base intorno ai 21.900 punti. Attenzione quindi perché nel breve potrebbe esserci un rischio di calo di 500 punti circa, ovviamente invece al di sopra di 22.600 tutto questo rientrerebbe e avremo la possibilità di tornare intorno ai 22.850 punti almeno. Oggi abbiamo scelto di parlare di alcuni titoli ricavati dall'utilizzo del MegaTrader, il programma di analisi tecnica sviluppato in collaborazione con TrendOnline. Si tratta di titoli che vengono considerati top, ovvero sia che hanno avuto nel recente passato un comportamento positivo o in termini di volumi scambiati o di direzione dei prezzi. Abbiamo scelto di fare questa, diciamo, selezione sull'indice mid-cap, quindi sul comparto delle titoli media capitalizzazione. I tre titoli top che sono emersi da questa selezione sono Elen, Banca Mediolanum e Italmobiliare. Vediamo che mentre per Elen la posizione suggerita dal sistema è long, per gli altri due per il momento invece siamo in presenza di una situazione di vendita. Notiamo anche la differenza in termini di RSI, il titolo Elen che già nel recente passato ha messo a segno un bel rialzo, vediamo che oggi lo sta proseguendo. È in ipercomprato, mentre la posizione dell'RSI per il Banca Mediolanum e Italmobiliare è neutrale. Prima di passare all'analisi dei singoli titoli, inizieremo con Elen. Vi ricordo che potete suggerirci quali sono gli strumenti su quali volete vedere un'analisi qui direttamente sulla chat o altrimenti potete lasciare ovviamente i commenti sui video che vedete nel canale e suggerirci quelli che sono gli strumenti di vostro interesse per le prossime analisi. Diciamo di Elen che anche questa mattina si sta comportando bene, infatti sale del 4% circa, siamo ritornati al di sopra dei 30 euro, è stata quindi superata la resistenza che i prezzi avevano incontrato intorno a 29,70 con i massimi del 31 gennaio e del 1 di febbraio. Si poteva a questo punto dire ripreso dopo la fase laterale che ha interessato l'ultimo trimestre circa il rimbalzo che avevamo visto dai minimi del novembre dello scorso anno, ipotizzando di trovarsi in una costruzione di un canale crescente, possiamo immaginare il prossimo target posizionato intorno ai 31,90-32 euro. Del resto, se andiamo a guardare il quadro di più ampio respiro, ci accorgiamo che con la rottura oggi dei 30 euro i prezzi si sono lasciati alle spalle anche 61,8% di retracement della precedente discesa, resistenza sulla quale appunto si era sviluppata questa forte area di lotta a cavallo tra gennaio e febbraio. A questo punto, se la rottura di area 29-29,50 verrà confermata anche in chiusura di seduta, sarà possibile immaginare non solo il test dall'altro lato del canale, ma anche il ritorno sui massimi di provenienza, ovvero sia fino in area 34 e 30, 34 e 40 almeno. In ottica temporale più estesa, vediamo che la storia del titolo è cavalcata
caratterizzata da un rialzo prolungato. Il movimento degli ultimi mesi è quindi correttivo rispetto alla precedente fase di rialzo e si può anche ipotizzare che con il movimento attuale, appunto, i prezzi stiano riprendendo la tendenza di lungo termine. Veniamo adesso invece a Banca Mediolanum, che questa mattina scende allo 0,40%. Vediamo, abbiamo detto prima che del resto la posizione suggerita dal megatrader su Banca Mediolanum è short, nonostante venga indicato come titolo top, perché nel corso delle ultime sedute c'è stato appunto un movimento positivo di prezzi e volumi che però per il momento non ha permesso, diciamo, di invertire la valutazione della posizione data dal megatrader. Del resto il movimento visto nelle ultime sedute ha, diciamo, iniziato a scardinare il trend ribassista precedente, però ancora mancano conferme. Vediamo infatti che è stata superata a rialzo la linea di tendenza che parte dal massimo del primo di febbraio. In termini di medie mobili, la media mobile a 50 giorni però rimane ancora a resistenza. Vediamo come sia stata toccata a più riprese nella parte terminale del mese di febbraio. In questo momento transita intorno ai 7,43 euro, fino a che rimarremo di sotto i livelli, rimarrà elevato il rischio di assistere ad una nuova fase calante. Comunque il titolo è sicuramente da tenere sott'occhio perché il tentativo di costruire un rimbalzo nell'ultimo mese circa c'è stato, vediamo dei minimi crescenti, la rottura della media mobile a 50 giorni, quindi il superamento di area 7,42 e 7,45 sarebbe da tenere sotto controllo, perché in quel caso ci sarebbe la possibilità di un tentativo di ricopertura del gap ribassista che le quotazioni si sono lasciate alle spalle il 5 di febbraio con lato alto a 7,78 euro circa. Veniamo infine al tema che ho scelto di analizzare, Italmobiliare, titolo sul quale ci sono volumi di scambio relativamente ridotti, però da un punto di vista grafico si comporta, diciamo, egregiamente, nel senso che non ci sono spike particolari se non quelli che avevamo visto lo scorso anno a maggio. Ma il comportamento grafico per il momento è abbastanza lineare, quindi siamo in presenza di un titolo che, nonostante, come dicevamo, gli scambi ridotti, vale la pena sicuramente seguire. In particolare, se le quotazioni dovessero riuscire a superare il lato alto del canale che abbiamo disegnato, quindi riportarsi al di sopra dei 23,60-23,70 euro, in quel caso avremo un bel segnale di forza, perché tutta questa fase all'interno del canale potrebbe essere considerata un movimento correttivo e avremmo una buona possibilità di vedere replicata al rialzo l'ampiezza del canale dal punto di rottura, quindi al di sopra i 23,60, obiettivi fino a 25,15, 25,20 almeno. Vediamo anche in questo caso che in un'ottica temporale più estesa il movimento che ha interessato il titolo negli ultimi mesi può essere definito correttivo, infatti il ribasso che c'è stato dai massimi di metà 2017 ha ritracciato circa il 38,2% della precedente fase crescente, quindi siamo ancora nell'ambito di una correzione. Può essere corretto, da un punto di vista, diciamo, di approccio operativo, andare alla ricerca di livelli di acquisto. Diciamo appunto che una prospettiva in questo senso verrebbe attivata al di sopra dei 23,60 euro. Prima di salutarvi, andiamo a vedere se ci sono commenti a parte vostra. Non vedo richieste di nuove analisi. Vi invito in ogni caso a iscrivervi al canale cliccando sull'icona in basso a destra del video, attivando gli avvisi per essere informati sui nuovi video in uscita. Potete sempre aggiungere la vostra preferenza con un like al video, condividerlo sui vostri social e, come dicevo, potete suggerirci nei commenti quelli che sono gli strumenti di vostro maggiore interesse. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.